È un classico per i toscani rivolgersi alle armate straniere quando ci sono problemi in casa, e noi abbiamo un problema in casa. Così il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, nonché presidente dell'ATO Toscana Sud, sulla nomina del nuovo direttore dell'ATO Paolo Di Prima, veneziano con esperienze in vari ruoli dirigenziali. È un ATO territoriale molto importante, il più grosso della Toscana, il nostro, che si interfaccia con un gestore di origine sostanzialmente toscana che in questo momento non gode di buona salute. Penso ai recenti provvedimenti di tipo fallimentare che hanno riguardato aziende che facevano parte della società che governa i rifiuti della Toscana meridionale. Questo significa che ancora più attenzione deve essere posta da parte nostra sul sistema, sulla raccolta, sullo smaltimento. Lei si è espresso sempre negativamente sull'ipotesi di un ATO unico, un parere che avrebbe portato anche in assemblea dei soci, lo ha portato, e quali sono state le risposte? Ma le risposte sono state sostanzialmente di condivisione, cioè non c'è stato un sindaco che abbia detto no, va bene l'ATO unico regionale. Le motivazioni che io ho addotto in una bozza di atto di indirizzo sono state in gran parte condivise, ma non in maniera complessivamente esaustiva ed esauriente. Se si fosse andati al voto ci sarebbe stata un'assemblea divisa, cosa che non voglio assolutamente, perché il tema è talmente importante, talmente generale e tutto sommato ha una condivisione generalizzata, che ho preferito ritirarlo e rimandarlo a una prossima riunione assembleare, dando la possibilità ai sindaci di intervenire sul testo per apportare le modifiche che ritengono opportune, perché alla fine vorrei arrivare, anche se forse sarà impossibile, se non alla unanimità, ma a una larghissima maggioranza dei presenti, perché è un atto che impegna tutti noi sindaci nei confronti della presidenza regionale. Poi ci sono le stratificazioni politiche che possono portare dei distinguo, però credo che il tema di fondo, che è poi quello, primo, che i sindaci vogliono essere ascoltati quando si decide la sorte dei loro territori in termini di servizi, e secondo, che l'efficienza che ha raggiunto l'ATO Toscana Sud, nonostante tutto, nonostante la decapitazione di novembre, è a un buon livello, e non vogliamo buttare e disperdere questo patrimonio di conoscenze e di gestione amministrativa e tecnica che ci siamo costruiti con fatica.